Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, mozione a firma dei consiglieri Lazzazze, Razzitoli, Tosatti, Alabiso, Guido, Tripputi, De Chiara e Pompei, avente ad oggetto servizio di vaccinazioni presso il presidio ASL di via Cartagine. Relatore? Prego, consigliera. Grazie, Presidente. Niente, presentiamo quest'atto perché come istituzione municipale vogliamo appoggiare, sostenere tutti quei cittadini che comunque hanno fatto una raccolta firme, oltre 1000, eccola qui, contro l'ipotesi dello spostamento dell'ambulatorio di via Cartagine. Un ambulatorio è un servizio importantissimo del nostro territorio. E quindi noi sosteniamo i cittadini e ci auspichiamo che questo ambulatorio vaccinale non venga spostato. Io adesso leggo la mozione. Allora, premesso che il territorio del municipio VII è per estensione tra i più grandi di Roma ed è il primo per numero di abitanti. L'ambulatorio di via Cartagine, polo sanitario storico del territorio municipale, è stato per lunghi anni, e lo è tuttora, un punto di riferimento per i cittadini e ha sempre servito una fetta di popolazione ingente, ormai abituata ad organizzare gli spostamenti dall'ambulatorio stesso. Numerose segnalazioni dei cittadini riportano la presunta volontà da parte della ASL Roma 2 di spostare il centro vaccinazioni, finora operativo in via Cartagine, presso la nuova destinazione di via Monza. Considerato che l'ambulatorio di via Cartagine serve e continua a servire una notevole parte del territorio municipale, soprattutto quello periferico e più popoloso, in territorio municipale si deve garantire un dislocamento dei servizi sanitari omogeneo e bilanciato per evitare di lasciare scoperti dal servizio vaccinazioni gli utenti di riferimento, ma anche quelli futuri e potenziali, soprattutto tra le fasce più deboli e svantaggiate della popolazione di Quadrante. Con l'ipotetico spostamento del presidio di vaccinazioni di via Cartagine presso la nuova destinazione di via Monza, quest'ultima risulterebbe, oltre che di difficile raggiungibilità per gli utenti che prima usufruivano del vecchio presidio, anche in virtù del fatto che questa nuova locazione non dispone di una fermata metro nelle vicinanze, anche di uso disagevole vista la portata di cittadini che dovrebbe servire, peggiorando inevitabilmente i tempi di attesa e il disagio per i cittadini tutti. Considerato inoltre che esiste una petizione, quella di cui parlavo prima, che consta di oltre 1000 firme raccolte dai cittadini, che è stata consegnata all'assessorato alla sanità della Regione Lazio, allo scopo chiedere chiarezza su questa ipotesi e soprattutto impedire, ora e in futuro, il possibile spostamento del servizio di vaccinazioni di via Cartagine. Per quanto premesso e considerato, il Consiglio del Municipio VII impegna il Presidente e l'Assessore competente ad attivarsi con la ASL Roma 2 e la Regione Lazio al fine di scongiurare qualsiasi ipotesi di spostamento del servizio di vaccinazioni di via Cartagine presso altra sede. Grazie. Apriamo il dibattito, ci sono interventi? Prego, consigliere Giuliano. No, velocemente, grazie Presidente, ma va bene tutto. Posizionamento intelligente, argomento importante, passaggio politico obbligatorio. Mi viene una domanda però, perché quando... Ma penso che sia legittima farla, poi se qualcuno mi risponde bene, se no mi rimane com'è, insomma. Questa situazione, perché giustamente poi io non faccio parte di questa commissione, ma a prescindere c'è sempre un inizio,
in qualunque passo e in qualunque atto che si fa. Sarei curioso, diciamo così, di capire come nasce l'esigenza di fare questa mozione. Perché al di là delle 1.000 firme raccolte, quando, come e perché, perché se uno le sa è ancora più cosciente, io ripeto sempre da diverso tempo e nelle diverse consigliature, che il consigliere deve votare, più nozioni ha per votare, meglio è. E più convintamente dà il suo parere. Quindi, al di là della schermatura del problema che è lodevole, e quindi cercare di evitare degli spostamenti, evitare degli spostamenti che potrebbero esserci da via Cartagine a via Monza, ma è una cosa che noi facciamo i maghi e quindi prevediamo il futuro. Dice, potrebbe essere che da qui a 5-6 anni l'ASL sposta diciamo, l'istituto per fare i vaccini. Oppure c'è un rischio ovvio, reale, del fatto che l'ASL già stava programmando nel suo, diciamo, meccanismo diciamo, industriale del fatto di razionalizzazione, quello che sia, nella sua fase di programmazione, di spostare questo servizio. Perché se noi prevediamo il futuro, allora è un conto. Se noi invece abbiamo la necessità di dover modificare quello o di poter correggere quello che qualcuno pensa di fare, quindi tra parentesi ASL, no, Roma 2, allora c'è un senso, ma io questo non lo so. Quindi, quando parliamo di 1.000 firme, prese dove? Nel municipio nostro? Prese dove? Cioè, nella regione Lazio? Mi sembra assurdo. Prese dove? Su Roma? Penso di no, perché penso che sia un problema di Roma 2 e il quadrante sia questo. Allora, se oltre a leggerla, e ringrazio la collega che l'ha fatto, ci possano essere anche delle informazioni in tal senso, chi sta da quest'altra parte, e a me capita sempre così, di votare quello che mi viene da votare in tranquillità, lo farebbe, cioè voterebbe in maniera più tranquilla se ha anche delle notizie specifiche. E quindi diciamo che per me è una curiosità di poter votare questa mozione e dire alla nostra Presidente di andare a parlare appunto con la Regione Lazio al fine che l'ASL Roma 2 non possa evitare lo spostamento del servizio vaccini da via Cartagine a via Monza. Abbiamo l'esigenza come prima? Abbiamo tempi stretti? C'è qualcosa si è mosso? Oppure cerchiamo di fare un'azione politica, ancorché intelligente, perché la politica è sempre, è tutto quello che è, la polis in generale, di cercare di prevenire qualcosa che probabilmente potrebbe accadere? Quindi non ho altro da aggiungere su una cosa ovvia, al di là che il servizio sia buono o ottimo o non, ma comunque sta a via Cartagine da anni e quindi penso che non bisognerebbe, come si dice, lasciare scoperto un quadrante di questa tipologia, di questa densità abitativa come appunto è l'ex decimo municipio, perché comunque poi mancherebbe, no, un servizio importante. Quindi è ovvio che anche non avendo seguito e non conoscendo sto dalla parte del servizio localizzato nella sua, diciamo, sede naturale. Però sarei più contento sapere dove nasce l'esigenza di fare questa mozione, non perché mi interessa la posizione politica che avete, perché è evidente, ma per capire da dove, cioè in che modo c'è stato questo allarme di dover intervenire. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Prego, consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, stiamo parlando del servizio di vaccinazione di via Cartagine, che è un presidio essenziale per tutto il territorio, sia periferico sia in parte centrale del nostro municipio. Si parla da tempo di un potenziale spostamento presso il centro di via Monza, cioè dall'altra parte del municipio. Quindi diciamo che tutta una parte di territorio resterebbe
totalmente scoperto. Cioè, il punto è questo. Sul territorio c'è la paura di questo spostamento. Non è una cosa provata. Però alla luce di 1000 firme raccolte, che sono queste. Queste qua, che adesso lo... Cortesemente, non è un dibattito, consigliere. Alla luce di queste firme raccolte, in questo atto essenzialmente come parte municipale chiediamo in via preventiva, perché sarebbe davvero un problema sociale, mettere le mani avanti e prendere posizione affinché questo centro potenzialmente non venga spostato. Il punto è abbastanza chiaro, perché noi chiediamo, cioè qualora ci fosse questa necessità di non spostare questo centro, sarà quindi onere della Presidente del Municipio, quando sarà convocata la prossima, il prossimo osservatorio, il prossimo, cioè la prossima... La prossima conferenza dell'ASL, cioè di Roma 2, cioè di cui il Presidente del Municipio è membro effettivo, intanto chiedere se questa possibilità è palese e, nel caso lo sia, cioè di portare la posizione chiara del Municipio, che è per il non spostamento. Qualora la Presidente andasse lì a chiedere questo aspetto e non risultasse questa possibilità di spostamento, noi saremmo ben contenti, fermo restando che il Municipio, anche in via preventiva, non solo cioè, diciamo, con un processo in itinere, deve prendere posizione, perché politicamente noi abbiamo la capacità di interpretare anche lo stato d'animo dei cittadini e cercare di ovviare a possibili problematiche anche future che ricadono nel nostro territorio. Noi siamo l'ente di prossimità, abbiamo compito e necessità di agire in questo senso. Io quindi spero che il Consiglio del Municipio si esprima in maniera forte, in modo che quando sarà, il Presidente avrà questa forza di andare lì e dire, cioè, intanto diteci che sta succedendo. Se sta succedendo quello che sul territorio si dice da tempo, da mesi, questa paura che sta girando, allora il Municipio dice assolutamente no, perché spostare il presidio lì è un problema grosso per decine di migliaia e migliaia di cittadini. C'è in particolare, e chiudo, questa petizione, c'è di oltre 1000 firme, è stata presentata alla direttrice dell'ASL di Roma 2, dottoressa Fiori De Grassi, al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al Sindaco di Roma Virginia Raggi e al Presidente del Settimo Municipio Monica Lozzi. La presenta l'Associazione Culturale Enrico Berlinguer, che come sappiamo è ben radicata sul territorio, se si è mossa con 1000 firme. Qua naturalmente la sicurezza non ce l'abbiamo, però evidentemente andare all'assessorato regionale per presentare questa petizione con oltre 1000 firme, beh, forse io qualche domanda me la farei. C'è premesso questo aspetto, io ripeto, in via preventiva dobbiamo appurare due aspetti. Il primo è che si chieda contezza della questione, il secondo è che, qualora ci fosse, noi esprimiamo parere assolutamente negativo a questo spostamento. In ogni caso, come anche da Impegna, il punto fondamentale è che noi, a prescindere, perché sarebbe una bomba sociale contro ogni forma di civiltà, siamo contrari al possibile spostamento di questo presidio vaccinale di via Cartagine. Grazie. Grazie, consigliere. Altri interventi? Prego, consigliere Biondo. Grazie, Presidente. Io inizio dalla fine, ovvero voglio dire a nome del Partito Democratico che noi siamo d'accordo su quest'atto. Tuttavia, anche dalle considerazioni che ha fatto prima di me il capogruppo, questo sembra un atto presentato dalle opposizioni. Perché la maggioranza di questo municipio ha bisogno di fare una mozione per chiedere alla propria Presidente di chiedere una cosa in conferenza sanitaria?
Sarebbe stato sufficiente dirglielo. Io penso che lei si abbia orecchie attente per ascoltare la sua maggioranza e non sarebbe stato necessario passare in consiglio preventivamente, oltretutto anche in questo caso, senza avere informazioni certe. Questa è una cosa che purtroppo, e come sapete, non ci piace quando non veniamo informati delle cose, però è un atto che purtroppo ci saremmo potuti permettere noi, cioè forse, potenzialmente, scongiurare, sono tutti termini che riguardano una parte del Consiglio, in questo caso l'opposizione, che non ha il dovere di essere informata su tutti i fatti. A noi ci piacerebbe, diciamo, pensiamo di avere il diritto di saperlo, ma questo non avviene sempre. Non può avvenire da parte di una maggioranza che prima di fare una mozione dovrebbe appunto capire sulla base di quale atto della ASL Roma 2, sulla base di quale discussione e di quale decisione della dirigente o degli uffici regionali, non lo so, sarebbe stata forse potenzialmente presa questa decisione. Ritorniamo al punto di prima, consiglieri. Non possiamo arrivare in aula discutendo cose che ancora non esistono, perché sennò potremmo anche qui portare delle mozioni in cui chiediamo alla Presidente, nel caso in cui cadesse un meteorite sul settimo municipio, di evacuare la zona circostante. Infatti mi confermate quello che sto dicendo, ovvero che questo è un atto che fa un'opposizione, non che fa una maggioranza alla propria giunta. Questa cosa mi sembra quantomeno, diciamo, non solo strana e poco rispettosa dell'ascolto che ha la Presidente del Municipio, soprattutto della maggioranza, ma anche appunto imprecisa, perché di questa cosa si sarebbe potuto appunto discutere in commissione, proprio alla luce del fatto che ci sono 1000 cittadini che hanno firmato per evitare questa cosa. Li avremmo potuti, come sempre, lo so, diciamo sempre le stesse cose, però succedono sempre le stesse cose e quindi su questo siamo testardi. Li avremmo potuti convocare in commissione per capire sulla base di che cosa hanno fatto questa petizione, sulla base di una paura reale, sulla base di un allarmismo sociale, sulla base di un atto della ASL che noi ad oggi, mi sembra, non conosciamo. Questo sarebbe stato importante. E quindi magari arrivare con un atto al prossimo consiglio a seguito della conferenza sanitaria, scusa Antonello, mi serve, te lo ridò subito, a seguito della conferenza sanitaria, in cui avremmo potuto congiuntamente, dopo un passaggio in commissione, chiedere delle cose più precise. Ad esempio, perché forse potenzialmente, e lo vogliamo scongiurare, si vorrebbe eliminare questo servizio? Sulla base di un numero di utenza non adeguata? Sulla base del numero di personale della ASL che non riesce a garantire questo servizio? Questo non lo sappiamo. Allora, questa è, come sempre, una discussione monca. L'altra, ultime due questioni e poi concludo. La seconda questione è proprio perché avete nominato voi l'esistenza della conferenza sanitaria, alla quale chiaramente partecipa la Presidente del Municipio. Noi oggi vi chiediamo pubblicamente di sapere, dopo un anno dalla vostra elezione, che cosa ha fatto in quest'anno la conferenza sanitaria, che cosa è stato discusso, che cosa è stato deciso, perché in commissione non se n'è mai parlato. Allora chiediamo anche a qualcuno della maggioranza di farsi carico dell'esistenza di questa conferenza, che è molto importante per la vita dei cittadini del nostro municipio. Qualcuno di voi si informi e magari ci venga a relazionare in commissione che cosa è successo in quest'anno, perché forse, sempre per il fatto che siamo all'opposizione e quindi abbiamo, diciamo, delle lacune nelle informazioni, noi non sappiamo nulla. Se qualcuno di voi sa qualcosa, anche in questa sede lo ringrazio se ci vorrà dare qualche informazione. E poi l'ultima cosa, una questione morale di cui parlavo prima. Ripeto, noi siamo molto d'accordo con questo atto, non solo perché riguarda
la garanzia di un presidio sanitario sul nostro territorio, qualunque esso sia, ma anche e soprattutto perché riguarda un tema come quello dell'accesso alle vaccinazioni, che come sapete in questo periodo è molto caldo e molto discusso. Allora anche su questo io penso che bisogna un po' fare pace col cervello, perché io in questo caso condivido la maggioranza del settimo municipio che chiede di garantire un servizio di vaccinazione nel nostro territorio, ma non capisco come questo possa andare d'accordo con l'astensione da parte della maggioranza in consiglio comunale dell'atto presentato dal Partito Democratico, mi pare a inizio maggio, forse su questo sono imprecisa, che chiedeva invece appunto di garantire le vaccinazioni per i bambini che devono iscriversi ai nidi. Due giorni prima avevamo, perché il Campidoglio è un luogo di tutti, accolto Bebe Vio in grande spolvero per condividere con lei, diciamo, una battaglia, e solo pochi giorni dopo il Movimento 5 Stelle si è astenuto su questo tema. Ecco, non possono più esistere le doppie morali rispetto a quelli che sono dei principi che vanno poi in contraddizione con quello che chiedono giustamente 1000 cittadini. Su questo le posizioni, soprattutto su dei temi così importanti, non possono cambiare sulla base del fatto che vengano raccolte delle firme. Noi siamo d'accordo sull'obbligo delle vaccinazioni, a prescindere da queste 1000 firme. Forse questi cittadini del municipio vi stanno dimostrando che è un tema sentito, che la garanzia delle vaccinazioni su tutto il territorio, e quindi la garanzia dei presidi, dei poliambulatori, è un elemento fondamentale, e quindi su questo vorremmo anche capire, a prescindere dalle raccolte firme che ci saranno sempre, e ci saranno sempre sia pro che contro qualsiasi cosa, e questo lo sapete bene anche voi, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle. Mi limito a chiederla al settimo municipio, perché capisco, diciamo, che le differenze ci sono, e soprattutto in quest'ultimo periodo stanno venendo a galla. Cosa pensate su questo argomento veramente? Grazie. Grazie consigliera. Consigliere Toti, prego. Sì, mi fa piacere che è stato acceso un faro molto potente rispetto a quello che è la necessità, l'importanza del servizio vaccinazioni, e perciò di mantenere un servizio vaccinazioni a via Cartagine. Però c'è qualche però. La Presidente del nostro municipio fa parte della conferenza ASL del Roma 2. Io non penso che, se c'è un trasferimento di un servizio così importante da via Cartagine a via Monza, non sia stato portato un discorso di questo tipo all'attenzione della conferenza della ASL 2. Allora, questo è il primo fatto importante, perché se no questa conferenza diventa una presa in giro, e questo qui ne deve tener conto la Presidente, lo dobbiamo sapere noi come consiglieri municipali che la conferenza ASL è una presa in giro, perché se non si sa in una conferenza, o non viene avvertita la Presidente, che fa parte della conferenza, di un discorso così importante, voglio dire, questo è molto grave. Ma non volevo dire soltanto questo, volevo dire che la Commissione, che deve svolgere un ruolo forte, centrale, rispetto al dibattito municipale, e di questo la maggioranza ha ribadito più volte, non avesse difficoltà a chiamare all'interno della Commissione, io non faccio parte purtroppo di questa Commissione importante, però avrei senz'altro chiesto al Presidente della Commissione di invitare un rappresentante dell'ASL 2, penso che non è una cosa difficilissima un invito prima di fare questo, che potrebbe comunque la risoluzione essere una risoluzione necessaria, io non dico no. Però sentire se realmente esiste questo problema, perché se esiste hanno fatto bene i cittadini a mobilitarsi e a raccogliere le firme. Però ecco, non possiamo noi come municipio, l'ho detto già in precedenza, un municipio di 310.000 abitanti,
Può essere, non lo so, vediamo, facciamo una risoluzione che impegna la Presidente a scongiurare qualsiasi ipotesi. Questa parola ipotesi a me non piace. Cioè, lo dobbiamo venire a sapere e dobbiamo fare una risoluzione forte rispetto a un discorso così importante. Perciò, ecco, per me la Commissione, mi deve scusare il Presidente, però non ha lavorato bene, perché ci doveva essere in Commissione un confronto con l'ASL per sapere con precisione e poi intervenire senz'altro con forza rispetto a un'esigenza, se questa esigenza poi c'è realmente. E poi volevo dire del discorso su Via Monza, cioè spostare su Via Monza, questo è il discorso di conferenza, io lo faccio in sede municipale. A Via Monza c'è i cittadini che si sono mobilitati con raccolte firme a Via Monza. C'è la rabbia dei cittadini che dicono non funziona l'ascensore da un anno o da più di un anno a Via Monza e si vuole trasferire un servizio come questo a Via Monza. Io non so se in conferenza la Presidente l'abbia detto, è stato portato all'attenzione della conferenza un discorso così, voglio dire, estremo, che difficile che vivono i cittadini e che manifestano coi poste continuamente questa rabbia. E poi la chiusura, cioè qui a Regione Lazio veramente l'assessorato a sanità a Regione Lazio ha responsabilità gravissime rispetto al nostro territorio, rispetto a quello che ho detto via Monza. Abbiamo chiuso via Acqua Donzella, un servizio così importante che non è stato sostituito da quello che si diceva nella sede, nell'ex ristorante di Napoleoni doveva essere trasferito in primis. Poi ad Arco del Travertino. Rispetto a questo, ecco, io desidererei una posizione forte da parte di questo municipio in conferenza e anche come consiglio municipale, in modo che realmente questa situazione difficile che vivono i cittadini del nostro municipio in termini di sanità pubblica venga, non dico risolta, ma comunque migliorata. Ecco, perciò diciamo che adesso io non chiedo nuovamente che questa risoluzione venga ritirata, perché voglio dire, è una risoluzione che comunque ha un intento preventivo e di fronte a un problema così importante, quale sarebbe per i cittadini il trasferimento di un servizio di vaccinazioni, ecco, voglio dire, non posso dire questo, però ecco, dico, la maggioranza lavori in modo diverso in commissione, perché non si può portare per me una risoluzione che parla ipotesi di spostamento. Ci abbiamo la Presidente che fa parte della conferenza, ci abbiamo la possibilità come con una presenza dell'assessore in commissione e con la presenza dalla ASL invitata, perché voi non avete detto che in commissione l'avete invitata e poi non è venuta, cioè non c'è stato nessun, almeno non l'avete detto adesso, non so se poi c'è stato, ma da quello che io capisco non c'è stata una cosa del genere. Ecco, io voglio dire, ecco, non parliamo di ipotesi, come abbiamo parlato prima di costi che ancora purtroppo come commissione non avevamo rispetto al problema della risoluzione precedente, perciò una maggiore attenzione rispetto a problemi così importanti è un modo di lavorare in commissione, io penso, in modo più proficuo. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Candigliota, interventi. Grazie Presidente. Allora, volevo in primis partire con il discorso che l'annualità ancora non è finita, insomma, quindi abbiamo ancora tempo, insomma, no? Da quando ci siamo insediati, quindi capace che magari qualcosina esce fuori, no? Quindi abbiamo sempre questa fretta di sapere le cose, per carità, non è un dibattito, scusi, cortesemente, non è un dibattito. E si dice che si fanno le cose che non si, cioè non si ha una certezza sulle cose. Io mi ricordo una delocalizzazione su Fortifiocca che ha presentato il Partito Democratico e sinceramente era anche infondato, quindi voglio dire, non parliamo di
atti che non hanno una certezza, che forse è attinente a quello invece che di cui stiamo parlando. Dico, la Presidente, se facciamo un atto, ha un peso politico, la parte politica siamo noi, quindi se noi diamo un indirizzo alla Presidente, diamo un peso politico quando parla con qualcuno, ok? Quindi non vedo neanche questa come affermazione, un'affermazione idonea. Io poi vorrei sottolineare ulteriormente, a prescindere sulla legge che è stata fatta nazionale sulle vaccinazioni, uno può essere a favore, uno può essere a favore, non voglio entrare nel merito di questo, ma dico anche che però se è stata fatta una legge nazionale, è certo, se poi parliamo di contraddizioni, prima il Partito Democratico diceva le contraddizioni, non diamo i servizi, se non li diamo i servizi li spostiamo, cioè allora il problema, io voglio capire, si parla di anche coerenza, no? Di quello che si dice e quello che si fa. Comunque, detto questo, volevo anche sottolineare che non ho capito bene se poi la consigliera che mi ha preceduto era a favore delle petizioni o non era a favore delle petizioni, si capisce. Poi o un atto che o serve e poi successivamente dice che non serve a niente, non si capisce. Quindi se parliamo di coerenza o comunque di un fattore, di una cosa in un modo o una cosa in un altro, cioè io non capisco questo. Poi voglio dire, eventualmente avranno modo di confrontarsi tra di loro e magari fare prima un po' di chiarezza di idee e poi dopo fare anche l'intervento più adeguato. Grazie. Altri interventi? Prego. Sì, la consigliera no, è stata chiamata. Vorrei chiedere la replica perché sono l'unica consigliera che ha parlato. Consigliere quindi... Candigliota no, l'esperta scusi, ne ha facoltà. Faccio richiamare il regolamento, non è così, mi scusi, no, ne c'è ha facoltà da regolamento. Perché ha menzionato deve essere... la consigliera che l'ha preceduta. Mi scusi, quindi... richiama regolamento dice che deve essere citata la persona, non il fatto che sia io mi ricordo che appartenente la Presidente di una parte politica, che passava un'occhiata, in questo caso più chiaro di così, però mi scusi, le regole essere, non possono cambiare. Deve essere citata. C'è scritto da regolamento, questo faccio richiamo a regolamento, mi scusi. Ha ragione il consigliere Candigliota nella misura in cui ci fossimo sempre comportati così. Il problema è che la Presidente Zitoli una volta ci disse che bastava anche l'indicazione. Io sto facendo richiamo espressamente al regolamento. Che io infatti ho chiuso gli occhi in quell'occasione. Allora, cortesemente, la consigliera ne ha facoltà. Faccio protesta, mi scusi, perché richiama regolamento. Richiama regolamento. Se si crea un precedente, poi avrò diritto anche io, perché la scorsa volta la Presidente Zitoli non mi ha dato la parola quando sono stato citato come consigliere dalla consigliera di Fratelli d'Italia. Quindi mi scusi, ma questo non lo trovo giusto. E siccome che lo richiama il regolamento, il nuovo regolamento siccome anche c'è scritto, quindi mi dispiace. Ecco, poi oltretutto richiamo anche l'articolo 56 dove bisogna portare rispetto, per favore. Grazie. Presidente, allora io chiedo ufficialmente qual è la versione ufficiale no, della Presidenza lei ne del Consiglio. Ha facoltà. Per 3 minuti ne ha facoltà, grazie. Grazie, quindi il consigliere sbagliava. No, volevo solamente chiarire una cosa. La questione non è che non si sa cosa si pensa su quest'atto. L'ho chiarito nella misura in cui ho specificato che questo era un atto presentato da un'opposizione, ma un'opposizione alla stessa maggioranza di questo municipio, nel senso che se così fosse la nostra posizione, lo chiarisco perché lo devono sapere i cittadini più che gli altri consiglieri, è che noi siamo assolutamente d'accordo ad avere in tutti i presidi ASL del municipio il servizio di vaccinazione. Quindi il problema non è né via Cartagine né via Monza, è garantire un servizio in tutti i presidi dove questo è garantito ad oggi. Quello, ed è il motivo per cui siamo d'accordo, quello che specificavo è che questo atto secondo me ha poco senso semplicemente perché è presentato dalla stessa maggioranza, dalla quale non possiamo più accettare i forse, i ma e le mozioni che
anticipano delle decisioni che, vi ricordo, proprio per quello che voi ci ricordate sempre, avete ragione, siete stati eletti a maggioranza dei cittadini di questo municipio, non dovete fare i portavoce per scongiurare che le cose accadano, dovete lavorare perché le cose non accadano, perché non succede che qualcuno da qualche posto lontano nel mondo decida che un presidio venga mantenuto o non mantenuto, che una buca venga chiusa o non venga chiusa, che una strada venga modificata o rimanga com'è, che una linea autobus venga tagliata o meno. Lo decidiamo noi e in particolare lo decidete voi. Quando capirete l'importanza del fatto che siete maggioranza, che significa non solo rappresentare la maggioranza dei cittadini di questo municipio, ma avere l'obbligo, non il piacere o il diritto, ma il dovere di risolvere i problemi di questo territorio, allora parleremo lo stesso linguaggio. Grazie Presidente. Grazie a lei. Altro, qualche altro intervento? C'è ancora un intervento, prego consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Io mi compiaccio di avere una collega così puntuale e così precisa rispetto a questa, a questo importantissimo atto che, di cui noi siamo d'accordo. Siamo d'accordo per tutti i servizi in via Monza, via Iberia, via Carlo Denina, via Nocera Umbra. Qualcuno potrebbe ricordare la battaglia che si è fatto, forse Toti, per avere il centro vaccinale al piano numero, al primo piano su a via Nocera Umbra, via dei Levi 10, via Rizzieri, via Cartagine 85, via della stazione di Ciampino 31. Allora, questi sono i plessi di cui la conferenza ASL deve ragionare. Grazie Presidente, siccome molte volte si richiede l'attenzione quando parlano i consiglieri di maggioranza, richiederei la stessa attenzione, anzi qualcuno si permette anche di zittirci. Io vorrei dire che effettivamente questa è una mozione importante, ma avrei gradito che nella mozione perlomeno ci fosse citato un atto conseguente, che l'assessore competente, la conferenza ASL RM2 ha stilato, ma non vi è traccia. Si parla di una petizione. Noi rispettiamo tutte le persone che vanno a fare una petizione, le preoccupazioni, però di solito non possiamo fare un atto per dire preventivamente noi vogliamo dire questo. Preventivamente mi auguro che la Presidente al tavolo abbia detto: sulla rimodulazione delle due ASL noi questa cosa non l'accettiamo, noi vogliamo questi presidi che rimangono tali perché è un municipio grande. Verità che c'è un atto, ma nessuno lo cita, l'atto di trovare la sede amministrativa baricentrica rispetto alle due ASL incorporate, questo è vero. Ma lo sappiamo informalmente perché dovranno trovare una sede amministrativa, ma per quanto riguarda l'aspetto dei centri vaccinali avrei gradito, come dire, la citazione di un atto che, per dire, noi scongiuriamo, vogliamo scongiurare quest'atto, questa presa di posizione da parte di un ente pubblica. Quindi cavalcare è facile fare protesta, certo facilissimo, perché è ovvio, una petizione presentata da 1000 persone, cioè io arrivo, la cavalco, dico vabbè, noi diciamo preventivamente questo, ma non è questo un discorso da responsabilità di governo. La responsabilità di governo impone che preventivamente chi si siede a quel tavolo o conosce gli atti, oppure, ahimè, non si può permettere di cavalcare una battaglia che forse potrà essere
scongiurata diversamente con una posizione lecita, corretta, perché siete maggioranza, siedete nei tavoli istituzionali e dovreste fare questo. Ora io mi dispiace che ogni volta che parliamo si devono creare delle beghe, quasi se dovessimo, cioè noi siamo in una situazione di, io dal 2008 che non ho mai visto questa accelerazione così forte, come se noi volessimo il male assoluto, e voi, cioè, noi chiediamo una responsabilità che dovrete assumere necessariamente, perché avete vinto le elezioni, vi chiediamo una responsabilità nel guidare i processi. Guidare i processi, a parere nostro, lo diciamo in commissione, lo diciamo nell'aula, non è questo il modo di operare, sia per l'atto che abbiamo votato prima, sia per altri atti che continuiamo a votare. Quindi alla fine le prenderemo di nuovo al netto tutte le risoluzioni e le mozioni per dire qualcuno di questi è andato in porto. Questo vuol dire fare un bilancio su quello che state proponendo e vorreste attuare. Non vedo traccia, nel considerato, nelle premesse, non vi è traccia che possa incidere su un impegno del genere generico. Queste sono le cose che ci preoccupano, ma non solo, perché poi sugli atti importanti, quale quello di prendere iniziative, di fare corsie preferenziali, cioè non vedo soluzioni rispetto a quello che portiamo in quest'aula. Soluzioni vuol dire risoluzione del problema, vuol dire essere concreti. Non c'è nulla, è solo fuffa. Io mi taccio nel dire che noi avremmo voluto redigere un atto di mantenimento e soprattutto del problema nazionale che si è posto sulle vaccinazioni, dove un partito si permette di dare delle puntualizzazioni sulla necessità o meno di effettuare le vaccinazioni, quando spetterebbe a un organo di sanità superiore che riferisce a tal proposito. Quindi mettere delle paure, non per questo aspetto, ma sul problema generale delle vaccinazioni, io ritengo che un movimento non può permetterselo. Per quanto riguarda questa risoluzione, invito nuovamente, come dire, noi siamo rimasti in aula proprio per valutare e conferire in aula sull'argomento, scongiurare qualsiasi ipotesi di spostamento del servizio di vaccinazione, ma forse con una semplice comunicazione alla commissione, all'estensore della petizione popolare, si poteva fare semplicemente da parte da chi si siede al tavolo. Questo vale anche per gli altri problemi che viviamo e spesso portiamo in commissione. Questo chiediamo e ha chiesto la collega che mi ha preceduto, senza recriminare il veto nel poter rispondere a un consigliere che spesso, come dire, ne fa fagotto di questo scontro, invece dovrebbe aiutare alla discussione di tutti. Ecco, ho detto solo una cosa pacifica, consigliere, perché non ho detto... Cortesemente, non è un dibattito. Grazie, per questo io dico... Ha fatto io non ho... Tutti i servizi noi vogliamo mantenerli, ma in queste condizioni, per due motivi che ribadiamo in ogni consiglio, in ogni commissione, non ci possiamo permettere di votare gli atti. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Giannone. Grazie, Presidente. Dunque, intanto volevo, diciamo, ribadire il nostro diritto a presentare delle mozioni. Sono degli atti alla stregua delle risoluzioni e delle deliberazioni, per cui non capisco perché noi non abbiamo diritto a farne ciò. Chiedo scusa. Per cortesia, consigliere. L'informazione che viene fatta, e quindi le comunicazioni, sono fatte in consiglio. Pertanto io mi sento, diciamo, di iniziare questo mio intervento ricordando che questa mozione è arrivata già qualche giorno fa alla lettura, e dice appunto che esiste, quindi nei premesso,
c'è scritto che numerose segnalazioni dei cittadini portano alla presunta volontà da parte dell'ASL Roma 2 di spostare il centro vaccinale finora operativo in via Cartagine, eccetera, eccetera. Considerato inoltre che esiste una petizione, quindi queste voci non sono solo riportate, come quelle riportate, ricordo, riguardo al tema dello spostamento degli uffici in via Fortifiocca, ovvero dei migranti che presunti che sarebbero in arrivo da qualche parte via Ciamarra, via Alice, eccetera. No? Qui ci sono poi 1000 firme. Allora, che facciamo queste 1000 firme? Cioè, sono 1000 persone che sono andate, che non sono voci sparse nell'etere, ma sono persone che sono andate lì, hanno preso la briga di scrivere il proprio nome, cognome, l'indirizzo e hanno firmato. Quindi sono persone che hanno ricevuto probabilmente queste voci, se le sono, diciamo, hanno avuto, diciamo, informazione, anche se informale, di ciò che poteva accadere. Questo significa che ci sono 1000 persone che hanno dei timori, delle preoccupazioni, oltre quelle che magari non hanno firmato. Ecco, noi abbiamo il dovere di dar voce a questi cittadini, di dare peso e importanza. È vero, la Presidente fa parte della conferenza sociale locale, può sedersi e dire, ma se a fianco alla Presidente c'è un atto votato da un consiglio di consiglieri, quindi un'assemblea di consiglieri eletti da 307.000, ecco che la petizione, invece di essere di 1000 persone, probabilmente la mozione ne porta 300.000, ok? Quindi si tratta di peso politico, significa che la stessa persona dietro alle spalle ha un intero municipio rappresentato dai suoi consiglieri che le danno forza. Ma io non dovrei stare qui a spiegare a voi questo meccanismo, che penso sappiate molto bene. Ora, diciamo, l'atto nel suo impegno è molto semplice, atteso che stiamo dando valore alle firme e quindi a una voce di cittadini, l'impegno è molto semplice. Noi abbiamo usato la frase scongiurare qualsiasi ipotesi di spostamento, forse avremmo potuto scrivere di lasciare la sede lì, ma sintatticamente, anzi semanticamente, la frase non avrebbe assolutamente cambiato di senso, ok? Quindi io non capisco poi il discorso di dell'essere d'accordo, ma nella forma, ripeto, penso di aver spiegato le ragioni. Per quanto riguarda i servizi ASL, noi siamo ben, come dire, d'accordo nel diciamo, mantenere la rete attuale e quindi evitare l'accentramento. Su Arco di Travertino la Presidente, ricordo, qualche tempo fa, non ricordo insomma esattamente quando, ma ha risposto ad un'interrogazione riguardo il manufatto di Arco di Travertino che doveva essere, diciamo, in qualche modo vedere la presenza dell'ASL, la parte, i laboratori, gli ambulatori dell'ASL lì, però l'ASL non ha ritenuto, diciamo, vantaggioso e comunque utile andarci, quindi è stato fatto anche da parte di questa amministrazione un passaggio formale, comunque un passaggio forte per cercare di riportare su un territorio che è stato privato certamente di un ambulatorio, per cui tutti i cittadini della zona del nono, dell'ex nono, sono, diciamo, costretti, per quanto riguarda le vaccinazioni, o andare a Nocera Umbra oppure andare all'ASL Roma 2 a via Monza. Quindi sostanzialmente ricordo anche che l'ASL è di competenza, quindi la parte salute è di competenza della regione, quindi noi non possiamo far altro che portare la voce di questo municipio forte, che a fronte di una seria possibilità, no, di cambiamento prospettata dalla regione, di spostamento di una sede prospettata dalla regione
che lascia sguarnita una grande fetta di questo municipio, abbiamo tutta l'intenzione di dare forza alla nostra Presidente nel poter rappresentare l'intero municipio e la sua contrarietà a questa volontà. È ipotetica perché non c'è atto formale, non è che abbiamo ricevuto un atto formale, ripeto, abbiamo ricevuto delle richieste controfirmate, diciamo, da 1000 cittadini, non 10, non 100, ma 1000 cittadini, quindi riteniamo che proprio per responsabilità politica si debba tenere in conto di questa paura, e quindi si debbano fare gli opportuni passi poi istituzionali conseguenziali, perché conseguenza viene dopo, non può essere prima, cioè quindi la conseguenza sarà dire alla Presidente e all'assessore di attivarsi affinché possa chiedere spiegazioni all'ASL e qualora ci sia effettivamente questa intenzione di fare in modo con tutte le forme nello scongiurare qualsiasi ipotesi di spostamento. Io penso con questo intervento di aver chiarito la nostra posizione, che è molto, molto, molto chiara e molto, diciamo, precisa in tal senso. Riguardo alla posizione sulle vaccinazioni, tralascio, dico solo che riguarda l'obbligo, è una cosa diversa, però su questo c'è tanta documentazione che potete, diciamo, tranquillamente apprendere per altre vie. Grazie. Altri interventi? Bene, se non ci sono passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Giuliano. Grazie. Allora, diamo un po' di nota di colore, Presidente, a questo Consiglio, perché mi sembra che stavamo al funerale, insomma, stavamo a parlare di cose interessanti, non è che stavamo qui a confessarci. Allora, no, lo dico con molta tranquillità, perché ho capito, e senza che faccio riferimenti, giusto Presidente, sennò dopo chiedono di intervenire, io non faccio riferimenti e non guardo nessuno, ok? Guardo lei e dico, ho capito qualcosa di simpatico oggi. Perché giustamente, come si dice, non è che ci devono stare a spiegare a noi come si fa politica e qual è il passaggio politico. Giusto, è così. Probabilmente se fossi uscito da quest'aula prima per impegni non avrei capito nulla, ma siccome sono rimasto, allora, come si dice, le cose saltano agli occhi. Nel combinato disposto fra l'associazione Enrico Berlinguer e 5 Stelle c'è qualcosa che inquadra, nel senso che ste 1000 firme, ecco perché volevo sapere da dove nasceva il discorso, ste 1000 firme sono territoriali, conosciamo l'associazione Enrico Berlinguer essere collocate in un certo modo politicamente, hanno fatto un certo tipo di lavoro, probabilmente la politica fa la differenza anche su questo, ve ne siete accorti finalmente, che c'è chi si porta avanti col lavoro. È la dichiarazione di voto, è importante. Ho aspettato. Quindi c'è chi ci si porta avanti col lavoro politicamente. E voi, siccome prima non a caso, non sapendo, non facendo parte della commissione, ho detto qui qualcuno fa il mago, prevede il futuro. E voi siete dei maghi. Perché avete anticipato. Avete scippato, in senso buono, politicamente, un argomento molto caro all'associazione Enrico Berlinguer, che non risulta essere vicino alle mie idee. Giustamente quello che a voi porta in dote è quello che voi dovete guardare con i politici, ma che state a scherzare? Voi dovete fare le cose, gli argomenti, giusto? E quindi dimostrate che quando approvate o vi preoccupate di argomenti cari, diciamo così, fatemi usare questo termine che in politica si è sempre usato, al centrodestra, le votate. Quando ci sono delle cose care al centrosinistra e le ritenete giusto, le votate. Giusto. Quindi fate equilibrio. Questa è una cosa cara al centrosinistra, però avvertiteli. Cioè non si fa così. Giustamente
c'è un argomento seguito, no, lo dico seriamente, no, no, non sto scherzando, lo dico seriamente, è un argomento politico che non è che viene sottovalutato, giustamente portato avanti da chi di dovere, non è che voi andate lì e vi fate la mozione, perché è vero che la forza della Presidente serve al tavolo della conferenza nazionale locale, no, regionale, dove si, appunto, si parlerà di quadrante e dove sono convinto, ecco forse l'unica cosa interessante, sono convinto che al di là che non è che si è sposta via Cartagine così, ma serve dire cara ASL Roma 2, siccome è da tempo che ti sto offrendo Arco di Travertino al fine di cercare di ottimizzare questo municipio, perché hai chiuso pure via dall'acqua Donzella, chiaro, e di fare un polo sanitario che potesse fare la differenza, visto che abbiamo uno spazio degno, e l'ASL Roma 2, alla quale io non ricordavo, ma c'è una certa De Grassi che dirige sempre, e quando mi dite De Grassi io capisco pure da dove si riparte, quindi combinato disposto. Consigliere, associazione, la invito, no, a concludere, la invito, no, sono passati, no, la pago, 3 minuti, 30 secondi. L'associazione, il combinato disposto fra l'associazione Berlinguer a De Grassi è noto e quindi è normale che adesso ad una richiesta per la cittadinanza di dare disposizione, dare spazio ad Arco di Travertino, l'ASL Roma 2 non mostra interesse, guarda caso, non mostra interesse. Quindi non va in regione a spingere e dire oh, ma fateci da Arco e Travertino, avete fatto quei soldi vostri, ma ascoltate pure a noi, mettiamo qualche altra cosa e facciamo un polo che faccia la differenza. Non mostra interesse, finché c'è la De Grassi, se poi si è sposta la De Grassi può darsi che, ma può darsi che sarà troppo tardi, perché arriveranno i vigili, arriverà qualche un altro, quella è una situazione centrale che porta. Allora, mi guarda storto la Presidente giustamente. Quindi avete fatto i maghi, complimenti, se vi è qualcosa comunque avete capito che la politica serve, prendete conto che la politica serve, perché la politica fa la differenza, e allora portare questa cosa, Fratelli d'Italia, anche se loro sono andati via per ovvi motivi personali, di cose, di appuntamenti, ma Fratelli d'Italia ovviamente vota qualcosa che pensa che qualcuno possa aver paura, ci mancherebbe altro. 1000 firme, 200, 16.000, si vota qualcosa che possa aver paura, che possa essere spostata. Voglio dire, non è che ci sfugge, ci tiriamo indietro verso... No, dicevo, vuole sapere come voto. Ecco, io sto dicendo, cioè non è che ci tiriamo indietro di fronte a una preoccupazione di 1000 persone. Certo, vorrei sapere gli altri 309.000 che cosa ne pensano, però 1000 persone sono 1000 persone, ci mancherebbe altro, che hanno fatto un lavoro sotto zona, quindi nel quadrante, e hanno preso tutte le persone che entravano all'ASL e gli dicevano te chiudono l'ASL, tu che fai? No, sono preoccupato, ci mancherebbe altro. Se gli fai questa domanda è normale che sono tutti preoccupati. Però va bene, purché però la Presidente si dia la forza, quindi Fratelli d'Italia è d'accordo, si dia la forza per parlare di cose un po' più superiori, non lo spostamento dei vaccini che non avverrà, consigliere, okay, ma di avere, concluda, l'Arco di Travertino, una postazione ASL, quindi del settimo municipio, degna di questo municipio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Poi se vogliamo parlare di altre cose io parlo. No, visto la prego, che c'è, consigliere, c'è Giuliano, la prego, ah, non c'è cortesemente, pausa, se si può. Non ci sono altre dichiarazioni? Bene, allora prima di procedere alla votazione nomino un nuovo scrutatore dal momento che il consigliere Carlone è uscito dall'aula. Vabbè, il nuovo scrutatore è il... Sì, sì, adesso gliela faccio fare. Il consigliere Giuliano. La prego, consigliere Giuliano. Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Consiglieri, solo per rimarcare intanto che sull'argomento, come già abbiamo espresso, in generale potremmo, siamo pronti a difendere quello che c'è. E naturalmente non ci consente il voto perché già tante volte abbiamo ripetuto
l'illegittimità di questa giunta. Quello che manca, in tre minuti e posso dirlo velocemente, manca considerato che l'assessore competente con nota numero ha dato mandato all'ufficio tecnico per... non esiste. La conferenza ASL nella seduta del, con nota del, nulla. Queste due operazioni, secondo me, che prescindono un po' dall'aspetto poi dello spostamento o meno, la Presidente poteva, e il Movimento 5 Stelle poteva reperirle e inserirle se aveva questa preoccupazione vera. Anche a chi ha redatto la petizione, o sulla base di una voce, io se mi ricordo una cosa, vorrei, l'abbiamo ospitato attraverso una petizione la lettura dei casi dei bimbi. È arrivata la signora in commissione, hanno portato la petizione, ne abbiamo parlato e successivamente si è fatta l'atto, la risoluzione. Adesso noi potevamo assolutamente, su detto argomento, in commissione ascoltarli, magari invitare la Presidente in commissione, comunicare quello che si era deciso al tavolo, alla conferenza ASL, e naturalmente diventava o più forte l'atto perché ci comunicava delle notizie vere e reali, oppure... Consigliere Ciancio, cortesemente concluda. Non ho parlato tre minuti. No, sono tre minuti, consigliere. Mi perdoni, io non ho finito l'intervento, devo fare... Consigliere, io già le ho concesso la dichiarazione, lei però non è intervenuto. Quindi, ripeto, noi non voteremo quest'atto per tali motivi, però ripeto che in commissione poteva intervenire la Presidente e formulare un giudizio vero, giusto, sulla base di due atti che poteva reperire, uno quello della conferenza ASL e l'altro quello dell'assessorato. Mi taccio, grazie. Consigliere Candigliota. Grazie Presidente, ricordo che non sono intervenuto prima, potevo intervenire, mi ha citato, però io sono rispettoso delle regole e secondo me non era giusto e idoneo, come non è stato giusto quello della mia precedenza. Però io quello che dico, infatti adesso apprendo in questo momento che noi siamo dei veggenti, e bene, ci fa piacere questo. Allora magari dovremmo pensare che poi all'atto pratico giustamente alcuni dubbi vengono. Se il Partito Democratico non vota questo perché eventualmente magari abbiamo anticipati, potrebbe essere, dico, no, a uno a voler, come si dice, a pensar male si fa male, ma si fa anche bene, no? Quindi noi siamo propensi per tanti motivi, perché spesso e volentieri sono stati delocalizzati anche altri servizi dalla ASL e non vogliamo un deturpamento di tanti servizi che invece sono utili alla cittadinanza, e la nostra forza lo abbiamo con quelle firme. Quindi credo che non dobbiamo neanche stare qui a parlarne nel momento in cui il cittadino si espone e dice la loro. Quindi di conseguenza noi siamo fortemente a favore di questa risoluzione. Grazie. Abbiamo concluso con le dichiarazioni di voto? Perfetto. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'Aula approva con 13 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuto nessuno, non partecipano al voto Biondo e Ciancio.
Grazie. La seduta è tolta, grazie.